Se siete romantici, stiamo per raccontarvi un'ordinaria storia di etologia, intrisa di romanticismo, che può manifestarsi anche sul tetto della vostra casa. Le protagoniste di questa trama a luci rosa sono le simpatiche civette. Anche le civette si innamorano e lo fanno con un rituale davvero coinvolgente, ma ci voleva qualcuno che potesse studiarlo e raccontarlo anche per voi. Ci ha pensato un ornitologo francese, Ancelot, che ha scoperto inediti atteggiamenti nell'accoppiamento tra le civette e per questo potremmo definirlo, seppur accreditato dalla scienza, un guardone di civette. Il rituale tra le civette è davvero emozionante e ricco di pathos. Le immagini che vedrete oggi sono state registrate in due posti diversi in Italia, in Sicilia da Carmelo Milluzzo e poi dal mio amico Enrico Coli che vive a Volterra. Torniamo a noi. Ancelot, con le sue osservazioni, ha potuto così delineare tre momenti caldi dell'attività riproduttiva della civetta. Si inizia con il periodo febbrile, che va da gennaio a marzo, seguito da un periodo che Ancelot ha definito pacifico, con pochi accoppiamenti, e questo lo troviamo soprattutto in aprile. E si conclude con il periodo di preincubazione e sporadici incontri amorosi che avviene a maggio. Il picco dell'attività sessuale però è proprio in questo momento, cioè all'inizio dell'anno, tra gennaio e febbraio. E in questo momento, nel periodo febbrile, i numerosi accoppiamenti sono veramente molto appassionati e molto belli da vedere. Alla fine dell'inverno ha inizio la stagione riproduttiva della civetta, che vedrà la fine con l'involo delle piccole civette dal nido tra giugno e luglio. Ma proprio il rituale di corteggiamento assume un contorno quasi glamour che vale la pena di svelare. I maschi in questo periodo sono alla ricerca di una compagna e, considerata la vita media abbastanza breve per questi rapaci, è facile intuire che nonostante la monogamia si possa assistere a frequenti rituali di corteggiamento. Nella fase iniziale di questo rituale di corteggiamento, il maschio porta alla compagna una o più vistose prede per tentare di conquistarla con questo piccolo stratagemma, quasi volesse comprare con un piccolo dono le attenzioni della futura compagna, che in vero non si concede molto facilmente. Il maschio della civetta quindi deve proseguire con un'intensificazione dei messaggi amorosi. È il momento di presentarsi con quello che noi potremmo definire il conto in banca. Per poter sbaragliare il campo da ogni dubbio e conquistare la propria compagna, il maschio di civetta accompagna la femmina all'interno di un anfratto, di una cavità naturale o artificiale che sia, purché lui la ritenga utile e idonea per diventare un nido. Se la femmina riterrà il sito sicuro e idoneo per la futura nidiata, si potrà dare inizio alle danze. Prima e dopo la copula, il maschio si avvicina alla partner per una toilette del piumaggio, che ai profani appare come uno scambio di effusioni, ma forse non è così. Questo momento è chiamato dai gufologi con un termine preciso, preening. Parafrasando la famosa canzone di Riccardo Cocciante, è facile pensare che per le civette sia una questione di preening. Unico limite alla felicità delle civette si rivelano le basse temperature, che soprattutto in questi mesi, cioè tra gennaio e febbraio, causano ritardi nelle fasi riproduttive, raffreddando i bollenti spiriti delle civette. Guardando il calendario possiamo scoprire che le civette proprio nel periodo di San Valentino sono molto attive. Quindi che aspettate? Iscrivetevi a GufoTube, qui sotto, proprio qui sotto, nella descrizione troverete anche molte informazioni sul mondo delle civette, curiosità, e potrete contattarmi, perché se volete collaborare al progetto GufoTube è possibile. Un gufo ciao e vi aspetto alla prossima puntata.